Bentornati e bentornate a una nuova puntata di Focus Verona Economia. Parliamo questa settimana di agroalimentare, in particolare del prodotto principe della nostra economia che è il vino, almeno uno dei prodotti assolutamente prioritari della nostra economia, e siamo contenti di dare il benvenuto in studio a Stefano Faedo, che è presidente del consorzio di tutela Vino Arcole DOC. Benvenuto presidente. Buonasera, grazie dell'invito. Prima di iniziare a parlare di questo consorzio, diamo uno sguardo proprio al sito, al portale ufficiale arcoledoc.com. Qui si possono trovare tutte le informazioni relative a questa realtà giovane, ma di per sé insomma rappresenta delle aziende che lavorano in questo settore da decenni, alcuni casi anche da secoli, per cui insomma una storia importante, un impegno che prosegue da diverso tempo. Lei presidente appunto è al secondo mandato, all'inizio del secondo mandato, ricordiamo anche il direttore del consorzio che è Igor Gladic. Presidente, allora descriviamo un po' questo mondo, questo consorzio, perché insomma è significativo nel contesto proprio dell'economia scaligera, non solo. Certo, allora il nostro consorzio è uno dei più giovani fra quelli che sono i consorzi del vino a livello di Regione Veneto. Abbiamo qualche anno di età comunque, perché è nato nel 2000, quindi ampiamente maggiorenni e con la propria esperienza in campo. Diciamo che è un areale berico scaligero, perché va a cavallo fra le province di Verona e Vicenza a livello geografico, e contiamo all'incirca 5.000 ettari di superficie vitata. Essendo una delle più giovani, ha anche una maggior preponderanza di quelle che sono le tecniche innovative, quindi di nuovi impianti e quant'altro. E come vitigni diciamo che abbiamo una produzione di Garganega, che è l'autoctona per eccellenza della nostra areale. Per i rossi c'è il Merlot a rappresentarci, e preponderante anche come numeri non quantitativo di Pinot Grigio, che poi va ad inserirsi in quella che è una macro area del Pinot Grigio delle Venezie. Mentre parlava, insomma, abbiamo visto immagini sia legati ai vitigni, ma anche insomma battaglie storiche, l'obelisco di Arcole. Certamente. Insomma, tutti elementi che rappresentano il vostro territorio con orgoglio e che cercate di promuovere attraverso questo consorzio. Dicevamo, un consorzio che ha aziende impegnate per lo più anche nella distribuzione del mercato interno nazionale. Che momento è per i vostri vini questo? Presidente. Allora, diciamo che è un momento generalizzato, diciamo, di mercato in cui ci abbiamo vissuto anni sempre in crescita, assolutamente. Forse oggi c'è una fase un po' più di stasi, non parliamo di certo. Stallo o quant'altro, però se prima c'era sempre quella quella sensazione di crescita esponenziale anche per un certo periodo, come avevamo potuto vedere, assolutamente. Oggi forse c'è una maggior calma, se vogliamo, però proprio alla luce di questo, noi come consorzio di tutela Arcole, come anche i nostri colleghi, okay, puntiamo molto su quello che è la nostra storicità, sul know-how che si sono creati un po' tutti quanti, le aziende agricole, gli imbottigliatori e quant'altro, per poter valorizzare sempre di più quelle che sono le nostre caratteristiche di qualità, che sono indiscusse a livello sia nazionale che internazionale. È vero che stanno cambiando anche un po' i gusti rispetto a qualche anno fa, si va verso vini un po' più leggeri, apparentemente, almeno questo è un macro trend che chiaramente non può essere generalizzato, però effettivamente si sta un po', diciamo, cambiando. Che come un po' in tutti i settori del cibo, del gusto, ma in particolar modo in questo settore del vino, trattasi magari a volte anche di mode che possono, certo, passare più o meno, però i gusti bene o male rimangono. Vero è che ci sono dei periodi in cui magari vanno maggiormente i vini rossi piuttosto che qualcosa di più pesante, corposo. Poi si arriva invece ad avere dei vini più leggeri, di massa, ok? Le bollicine, non c'è dubbio che quelle, sappiamo bene che siamo in era di sparkling, ok? Però diciamo che possiamo contare su una rosa di prodotti, per quanto ci riguarda, che ci possono permettere sempre di essere sul pezzo. Assolutamente, assolutamente sì. È un momento generale, insomma, favorevole comunque.
Senta, si sta concludendo la vendemmia, che sensazioni avete? Che stagione è stata? Cosa ci dobbiamo aspettare da questa raccolta 2024? Allora, diciamo che è stata una vendemmia che appunto è nella propria fase conclusiva. Praticamente ormai abbiamo completato a questo periodo tutte quante le nostre raccolte, a partire dai pinot che sono gli estivi fino ad arrivare agli autunnali. È stata una stagione in cui abbiamo avuto forse qualche leggera difficoltà in coda di vendemmia, perché appunto il tempo non ci ha permesso poi di intervenire così serenamente. Abbiamo dovuto fare delle pause forzate, aspettare un attimo che ci si potesse rientrare nelle aziende, però non ci sono stati eventi particolarmente segnanti in modo negativo su quello che è stato l'andamento, anzi forse una riduzione di quantitativi sul pino grigio, che però di per sé portano a una riduzione quantitativa, ma come sappiamo, al di là del calmierare noi di nostro quelle che sono le produzioni, poi a maggior ragione quando proprio la stagionalità ti riporta lì, hai poi una ripercussione positiva su quelle che sono le qualità del vino. Ma è vero, Presidente, abbiamo sentito questa curiosità che vendemmiate anche di notte, o è una fake news? No, è la realtà, qualcosa di molto interessante da capire, cioè anche l'adattarsi a quelle che sono le nuove condizioni climatiche, se vogliamo, no? Che vediamo negli ultimi anni, e in particolar modo lo si fa nelle vendemmie estive, quindi di prodotti, certo, che sono praticamente precoci. Pino grigio, se pensiamo a un agosto caldo come c'è stato quest'anno, o come ci sono sempre di più queste temperature, arrivare a vendemmiare di pomeriggio in quei giorni ci porta a delle temperature, dei mosti che sono elevatissime e comportano una riduzione di quelli che sono praticamente le caratteristiche aromatiche del vino. Queste le perdiamo in maniera irrevocabile, non è che poi ne andiamo a recuperare quando un mosto ti arriva a 40 gradi di temperatura. Se noi invece facciamo una vendemmia notturna, quindi noi ci fermiamo alle 10 e alle 11 del mattino e siamo partiti invece con le ore più fresche anche della notte, evitiamo totalmente questo tipo di problema, quindi possiamo contare su una qualità di vini che è assolutamente maggiore. Anche perché la tecnologia lo permette comunque, no? Perché esistono adesso delle tecniche anche per la raccolta diverse rispetto a qualche sì, anno fa. Sì, se magari è più difficile fare una notturna a mano, dove dovremmo un po' essere come i minatori, avere comunque un caschetto o quant'altro, la meccanizzata si presta molto di più, insomma, perché con le macchine vendemmiatrici la notturna può essere fatta abbastanza in modo assolutamente agevole. Insomma, potrebbe essere davvero una nuova frontiera anche per la raccolta, la vendemmia. La prima volta che ci capitava di sentirlo, e certo, effettivamente siamo contenti che questo accada proprio anche in provincia di Verona, grazie al consorzio di tutela del vino Arcole DOC. A proposito del consorzio, Presidente, insomma, quali potrebbero essere le nuove frontiere legate allo sviluppo, alla crescita, non solo del consorzio stesso, ma anche delle aziende che vi fanno parte? Lei, dicevamo, è all'inizio del secondo mandato, ha un'esperienza pregressa importante e consolidata nel primo mandato. Come ha deciso di impostare con il suo consiglio anche di amministrazione gli anni che stanno per arrivare? Diciamo che il mondo è in continua evoluzione, dicevamo prima, cambiano i gusti, cambiano il modo di approcciarsi a determinati prodotti, quindi alcuni vengono più apprezzati oggi rispetto a ieri e viceversa. Noi come consorzio di tutela dobbiamo, oltre che promuovere quelli che sono i prodotti attuali, uno dei nostri input è, o meglio, gli input che vogliamo dare sono quelli ai nostri produttori che vogliono investire nel futuro, cioè non smettere mai su quello che è la ricerca e lo sviluppo. Cioè noi cerchiamo, ovviamente non c'è nessuno, certo, ha la bacchetta, certo, magica o la sfera di cristallo, ma si cerca sempre di dare una risposta a chi magari vuole investire domani e fare un nuovo vigneto, a cercare di indirizzarlo verso quelli che possono essere dei progetti che in futuro possano dare le migliori risposte. Quindi la scelta di all'interno di un areale di un vitigno piuttosto che di un altro, questo diventa poi fondamentale per chi ha fatto l'investimento.
C'è un forte aspetto consulenziale anche, no? Nel senso, sì, date dei consigli e soprattutto cercate di creare una cultura legata anche allo sviluppo, anche tecnologico se vogliamo. Certamente, no? Sì, perché comunque noi in collaborazione con quelli che sono spesso gli imbottigliatori, le nostre cantine, la cantina di riferimento, noi abbiamo un grosso gruppo, certo, particolare che è Collis, che rappresenta molto quello che è questo areale praticamente, con i quali cerchiamo appunto di collaborare, di cercare di dare risposte alle domande che ci provengono dalla base. E poi un elemento distintivo, magari chiuderei con questo, è anche la volontà di condividere. Sappiamo che avete un evento che si chiama Arcolè, sì, che si svolge solitamente a dicembre e che coinvolge un po' tutti i vostri stakeholder, sì, no? Diciamo che è un appuntamento fisso che abbiamo che abbiamo iniziato a fare ancora 5-6 anni fa, credo sia stata la prima edizione. Noi arriviamo a un preview delle feste praticamente, quindi i primi giorni di dicembre, quest'anno cadrà appunto il lunedì 2 dicembre, dove facciamo un convegno generalmente tecnico e poi anche diamo l'opportunità di avere un momento un po' più dove dispone andare a fare degli assaggi, delle degustazioni appunto dei prodotti tipici legati anche poi al prodotto del vino stesso, della nostra denominazione. Insomma, dicevamo, appuntamenti creati per condividere informazioni, know-how, nuove tecnologie e anche condividere prodotti, processi produttivi sicuramente. Vi fa onore, Presidente. Insomma, potremmo stare qui tutta sera, ma in realtà è quello che dovevamo dire, l'abbiamo detto. Consorzio di tutela Vino Arcole DOC, una realtà ben presente e consolidata sul territorio veronese e non solo. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi dell'opportunità. Buona serata. Ringraziamo Stefano Faedo, presidente del consorzio, ripeto, di tutela del vino Arcole DOC, per essere stato con noi e per averci presentato questa bella realtà che avrà sempre di più un peso importante nelle dinamiche e negli equilibri anche della produzione vitivinicola veronese. Grazie per averci seguito, a un prossimo appuntamento.